Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Come ben sapete, di volta in volta si ritorna con un energy mix illegale. Un mio fan, XZenki, mi ha chiesto di realizzare una bevanda watermelon al gusto di anguria. Il requisito è quello di unire le due bevande energetiche al gusto di anguria presenti in commercio. Ovviamente, ragazzi, nel suo marchio Monster Ultra Watermelon dal gusto univoco non troppo intenso, e d'altro canto abbiamo la controparte, perché ragazzi, sì, come abbiamo una Monster delicata, qui invece abbiamo un puro concentrato di anguria. Ebbene, sapore identico, connotati diversi. Cosa verrà mai fuori se le andremmo ad unire? Ovvio che non mi aspetto chissà quale cambiamento. Alla fine il sapore resterà sempre quello di anguria. Ma chissà se andando ad unire due bevande così simili riusciamo a ottenere qualcosa di distinto. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, non smettete di consigliarmi mix illegali da realizzare qui su questo canale. Vi voglio numerosi perché talvolta mi diverto tanto a sperimentare. Queste, ragazzi, sono le due bevande che di fatto hanno circoscritto nel commercio italiano un sapore mai visto prima per quanto riguarda appunto le bevande energetiche. Infatti, non prima del 2020 era impossibile trovare in commercio delle bevande energetiche che sapessero di fatto di anguria o in maniera univoca soltanto di quello. Con l'uscita della Red Bull Red Edition nella sua versione all'anguria, e appunto anche con l'arrivo poi successivo della Monster Ultra Watermelon, diciamo che è cambiato tutto. La Red Bull Red Edition al gusto di anguria, successore della versione ai frutti rossi, presente antecedentemente, che dire, è conosciuta per essere forte, intensa e concentrata. Mentre la Monster ha giocato d'astuzia, ha preferito mantenere un gusto leggero, rendendo la sua Ultra Watermelon un gusto non troppo dolce, ma neanche troppo intenso. Insomma, ha cercato di riesumare un equilibrio che potesse essere appetibile. Diciamo che le sue note carenti la rendono iperleggera perché appunto, come sappiamo, lei è senza zuccheri. Ma se le andremo ad unire, che cosa succederà mai? Prendiamo la nostra Red Bull, la mettiamo praticamente tutta, o comunque arriviamo a 250 ml, e facciamo lo stesso con la Monster. Arriviamo a mezzo litro. Allora, il profumo di anguria è super intenso. Si sente come però i connotati già dall'odore si siano ben amalgamati. Questo mi incuriosisce alquanto. Siamo pronti per sorseggiare questa bevanda praticamente Bordeaux. Particolare, ragazzi, particolare, perché per l'appunto va ad unire i connotati di freschezza e leggerezza della Monster Ultra Watermelon alla concentrazione della versione Red Edition della Red Bull, perché abbiamo un equilibrio, cioè si tratta di due bevande contrastanti da sé e sé. La gente, diciamo che queste due bevande non è che le vada a prediligere più di tanto, ok? C'è gente che le apprezza così come sono. Però ci sono persone che criticano. Consideriamo che queste due bevande hanno entrambi degli aspetti negativi a discapito di quelli positivi. Infatti, come già enunciato negli stessi connotati che identificano entrambe le bevande, la Monster Ultra Watermelon risulta anche fin troppo leggera, tende a peccare di scarsità di sapore, di intensità. Diciamo che non è che manchi quello che è il gusto dell'anguria, però
però al palato si percepisce un po' acquosa, un po' troppo leggera, e diciamo che le persone questo non lo apprezzano più di tanto. La Red Bull invece è tutto il contrario, nel senso che pecca di intensità eccessiva, e quindi abbiamo una bevanda che si sa di anguria, ma che non piace proprio perché è troppo forte, quindi il classico sapore Red Bull che è persistente e deciso. Invece ragazzi, se noi prendiamo queste due bevande, nei loro difetti le andiamo ad unire, creiamo qualcosa di perfetto, un equilibrio veramente eccezionale. E provare per credere, nel senso, prendete due lattine e le unite. Diciamo che ci si ritrova con questo sapore di anguria, che è forte e sfuma al palato. Tende a essere non troppo forte, perché ripeto, quella che è la connotanza rilevante di intensità della Red Bull si va un pelo a placare. Però non si va ad estinguere, perché comunque di base la Ultra Watermelon è anguria anch'ella. E quindi il sapore rimane, però tende a equilibrarsi. Non succede nulla di che, non succede nulla di speciale. Però entrambe le bevande si vanno praticamente a sposare in maniera perfetta, perché essendo appunto lo stesso gusto, noi non sentiamo una ridondanza, non percepiamo dei connettori tra i vari gusti, perché alla fine qua ragazzi, ripeto, è solo anguria. E quindi l'equilibrio è inevitabile, perché abbiamo una bevanda che è impattante, fresca, in bocca al palato, ma che comunque si comporta in modo abbastanza leggero. Magari uno predilige le bevande senza zucchero, e qua c'è poco da fare, perché andando ad unire la Red Bull capite bene che lei gli zuccheri ce li ha. Però consideriamo anche che alla fine la bevanda non risulta troppo concentrata, ok? Non risulta fastidiosa o nauseante, perché essendo super compressa anche nel suo sapore, ci ritroviamo nel concreto con la Red Bull che è troppo persistente. Così invece andiamo a creare un equilibrio, ok? Queste cose sono davvero folli, però talvolta provare e sperimentare implica anche dei risultati positivi, implica l'ottenimento di un qualcosa che può di fatto essere appetibile. Questo non significa che se non vi piacciono le due bevande in questione dovete per forza mischiarle, però ragazzi è interessante vedere come talvolta possano uscire fuori delle cose davvero particolari andando a mischiare delle Monster o delle Red Bull. Noi siamo abituati a vedere questi due marchi emblematici come qualcosa di contrastante, eppure andandoli ad unire paradossalmente abbiamo colto il meglio di entrambe. E questo è paradossale, perché due brand che si fanno la guerra insieme sono un cavallo imbattibile, indistruttibile, un carro armato da guerra. La morale della favola quindi qual è? Come creare una energy drink perfetta sfruttando due bevande appartenenti a dei brand che si fanno la guerra a sangue praticamente da una... Detto questo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete provato anche voi a creare questo miscuglio di bevande. Detto ciò, mi raccomando, non esitate ora a commentare, a scrivermi quale volete che sia il prossimo mix illegale nell'episodio successivo. Detto questo, non esitate a commentare e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Io concludo qui e noi ci becchiamo un prossimo video. Ciao!